Ma iPhone 15 Pro Max ed iPhone 14 Pro Max sono realmente uguali, identici? Andiamolo a scoprire insieme in questo nuovo video confronto. Prima di iniziare, scarica iAppZane, ovvero l'app più scaricata d'Italia per seguire l'Apple News sul tuo iPhone e non solo, ma anche sconti, sfondi e assistenza. Scaricala qui sotto in descrizione oppure su App Store. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre Mirko Zane e oggi vi porterò con me in questo viaggio dove andremo a scoprire tutte le differenze fra questi due smartphone, ovvero iPhone 15 Pro Max e iPhone 14 Pro Max. Effettivamente cambia qualcosa oppure no? Vi dico subito, spoiler, ovviamente cambia qualcosa e andiamo subito ad iniziare con il video confronto e parliamo del design. Ora, la prima cosa che vi posso dire è che quest'anno hanno cambiato i materiali. Abbiamo su iPhone 14 Pro Max acciaio inossidabile, mentre abbiamo sul 15 Pro Max il nuovo titanio che si differenzia con l'acciaio perché intanto Apple cambia la zigrinatura laterale perché non è più lucida ma è appunto zigrinata. È una sorta di scanalato striato molto molto figo che intanto, spoiler, ha una presa incredibile sulle mani. Il touch and feel è spettacolare. Quest'anno, cioè io ve lo dico ragazzi, ho provato tutti gli iPhone della storia e quest'anno ha una presa incredibile per quanto riguarda ovviamente i modelli con schermi grandi, perché i modelli che avevano schermi più piccoli chiaramente erano più maneggevoli e comodi, no? Ma a parte i materiali che influiscono anche sul peso, spoiler, ma ne parleremo fra poco, abbiamo diverse novità estetiche, perché intanto abbiamo la nuova porta USB-C che sostituisce la porta Lightning attualmente disponibile sugli iPhone 14 Pro e Pro Max. Ma non solo questo, abbiamo anche un cambio di pulsante perché sparisce il pulsante vibrazione e appare il tasto azione che, come sappiamo tutti, esegue diverse operazioni importanti che ci possono modificare in qualche modo, anche se io la trovo una funzione attualmente inutile, un po' l'utilizzo generale, ecco. Ma dicevo, il titanio ha anche un'altra particolarità perché è duro come l'acciaio ma è più leggero. Infatti quest'anno iPhone 15 Pro Max è di circa 20 grammi più leggero rispetto ad iPhone 14 Pro Max e vi assicuro si sentono tutti, ma tutti tutti, cioè sembra di avere un iPhone super super leggero. Addirittura iPhone 12 Pro Pro Max, 13 Pro Pro Max, 14 Pro e Pro Max, tutti sono più pesanti di questo iPhone 15 Pro Max. Assurdo. E vi giuro, comodissimo, perché questo è molto leggero, questo è un maledetto mattoncino, ma maledetto. Parliamo poi di display, rapido check, anche perché cambia veramente poco. I millimetri del bordo sono stati diminuiti, adesso la banda nera è più sottile su iPhone 15 Pro Max, ma di poco, eh? Ah, dimenticavo! Ed infine abbiamo anche i nuovi bordi stondati che si differenziano con gli attuali bordi perché sono nettamente squadrati, proprio fanno un angolo, mentre qui l'angolo è leggermente smussato. Poi andiamo a parlare di qualcosina più tecnica, andiamo sul Wi-Fi. Apple cambia l'antenna, Wi-Fi 6 per iPhone 14 Pro Max e Wi-Fi 6 è su iPhone 15 Pro Max. In questo caso cambia un po' il range d'espansione del Wi-Fi, quindi l'antenna riesce a captare molto più distante il router e ovviamente cambia anche un po' la velocità. Ma andiamo a parlare di un'altra differenza. Apple aggiunge la tecnologia Thread su iPhone 15 Pro Max, che permette di velocizzare un processo molto importante, ovvero quando chiediamo a Siri di eseguire operazioni domotiche, questo processo consuma molta rete dati. In questo caso ne consuma molto meno su iPhone 15 Pro Max grazie a questa funzione, ma non solo, perché oltre a consumare meno, permette inoltre di avere una maggiore velocità e rapidità di utilizzo. Infatti con iPhone 15 Pro Max eseguire operazioni domotiche è leggermente più veloce, ma non leggermente, tipo mezzo millesimo, qualche secondo, anche perché Siri ci impiega diversi secondi a volte a eseguire queste operazioni, quindi. E andiamo a parlare poi finalmente di prestazioni. Abbiamo da una
parte, A17 Pro, il nuovo chip di iPhone 15 Pro Max, il primo chip chiamato Pro da Apple perché ha funzionalità Pro secondo Apple, e poi dall'altra parte abbiamo l'A16 Bionic, ovvero il processore di iPhone 14 Pro Max. Spoiler, nell'uso quotidiano non cambia un cazzo. Cioè, ve lo dico schiettamente, non cambia nulla. Sapete perché? Vi faccio sempre un esempio. Se con iPhone, che ne so, X ci metteva 20 secondi per eseguire un'operazione, con gli iPhone XS ad esempio hanno raddoppiato le prestazioni e quindi invece di 20 secondi ce ne mette 10, con gli iPhone 11 hanno raddoppiato la potenza e invece di mettercene 10 ce ne mette 5 e così via. Man mano che noi ci avviciniamo al numero 1, capite bene che la differenza di anno in anno poi sarà niente. Infatti la differenza con tutte le operazioni classiche quotidiane non si vede in alcun modo, perché Apple fa una cosa: questi processori sono praticamente identici, però hanno una differenza. La differenza è che la GPU, ovvero il processore grafico di A17 Pro, è più potente, ha 6 core invece dei 5 core precedenti, e questo cambia a livello prestazionale in alcune circostanze. Vi faccio un esempio: i giochi infatti sono molto molto più rapidi su questo dispositivo, su iPhone 15 Pro Max, perché numero uno c'è il ray tracing, che intanto migliora la qualità visiva e l'illuminazione del gioco a livello realistico, quindi a livello gaming siamo nettamente su una spanna più alta, proprio tantissimo, e secondariamente, avendo un chip con un core in più di GPU, chiaramente queste operazioni di gaming vengono elaborate molto più rapidamente e quindi un gioco si avvia prima, le impostazioni sono molto più rapide, molto più fluido, quindi diciamo che a livello prestazionale gaming è migliorato tantissimo, a livello prestazionale generale non si noterà mai. E passiamo poi alla durata batteria che obiettivamente non mi scandalizza, perché Apple non dichiara miglioramenti rispetto ad iPhone 14 Pro Max con iPhone 15 Pro Max, quindi non mi aspettavo nulla, però devo dirvi una piccola cosa che proprio mi preme sul fegato, sul pancreas, non lo so dove cacchio è, ma la cosa è questa. Sì, nelle prime versioni di iOS 17, iPhone 15 Pro Max aveva più o meno la stessa durata di iPhone 14 Pro Max, l'ho anche detto nella recensione, però adesso non è più così. Con gli ultimi aggiornamenti 17.0.2.3 e si spera non con la 17.1, attualmente dura leggermente meno di iPhone 14 Pro Max. Stiamo parlando di uscita, quindi l'anno scorso settembre, quest'anno settembre, ad oggi però questo dura di più, 14 Pro Max dura di più rispetto al 15 Pro Max. Non so poi con la 17.1 settimana prossima, ma lo scopriremo. C'è però un'altra funzione che Apple aggiunge su iPhone 15 Pro Max a livello batteria che non c'è sul 14 Pro Max, ovvero il blocco carica all'80%, che permette di bloccare la carica all'80% e non fare sforare ed arrivare al 100%. Questo serve per preservare la batteria nel tempo. Purtroppo su iPhone 14 Pro Max non è presente e molti utenti si aspettano che Apple la rilasci anche per altri dispositivi, ma la vedo molto molto dura. Ah, dimenticavo, sul riscaldamento anomalo, a livello di uscita, sempre settembre 2022 settembre 2023, iPhone 15 Pro Max, grave bug di surriscaldamento, l'ho provato anche io, tuttora è migliorato tantissimo, però ogni tanto si surriscalda ancora in maniera abbastanza anomala, quindi a livello di surriscaldamento forse iPhone 14 Pro Max e il processore, perché dipende proprio da questo, sono ottimizzati meglio. Forse qui nel A17 Pro di iPhone 15 Pro Max c'è troppa potenza e il processore, beh, sfrutta tantissima energia. Non lo so, credo sia questo. Però si vede che uno si surriscalda di più e l'altro no, con le stesse operazioni eseguite, proprio è netto. E passiamo poi al comparto fotografico. Siamo quasi alla fine di questo video e all'interno del comparto fotografico troviamo diverse novità. Mentre vi elenco le novità, vi faccio vedere le differenze tra uno scatto e l'altro fatto con iPhone 15 Pro Max e iPhone 14 Pro Max, in modo tale da farvi un'idea voi stessi e anche fotoritratto e video. Ma iniziamo dicendo che Apple ha cambiato due delle tre lenti e ha incrementato leggermente l'apertura focale per far entrare
maggiore luce e maggiore illuminazione, abbiamo anche una nuova funzione ritratto che dovrebbe essere ovviamente più ottimizzata e professionale. Abbiamo poi anche lo zoom ottico che passa da 3x a 5x e lo smart HDR che passa da 4 a 5, processando molto meglio le foto, come ad esempio l'illuminazione, l'esposizione, la colorazione, eccetera eccetera. Ed infine, ultime due novità fotografiche: video ProRes che passano da 4K a 30fps a 60fps su iPhone 15 Pro Max. E poi, ultima novità, grande novità, supporto allo standard di colori Academy Color Encoding System, ovviamente solo sul nuovo iPhone 15 Pro Max, per colori veramente accesi e effettivi. Ora, basta parlare di novità e di differenze. Andiamo a parlare di una differenza, una che molti tralasciano. Tralasciano tutti, forse. E sto parlando del prezzo, perché l'anno scorso iPhone 14 Pro Max costava 1489 euro da 128 GB, mentre quest'anno iPhone 15 Pro Max da 256 GB, perché ovviamente manca la versione da 128, costa allo stesso modo 1489. Ma sappiate solo che questo prezzo è stato mantenuto solo perché il cambio euro-dollar è favorevole al nostro confronto, perché quest'anno intanto quest'iPhone sarebbe dovuto costare di più. E poi, pensateci bene, non è un risparmio per un cazzo, perché fondamentalmente, cioè, sento molte persone dire vabbè, quest'anno risparmiamo, si risparmia perché ci danno il doppio della memoria, non tenendo conto del fatto che iPhone X, iPhone 11, 12, 13 e 14 hanno avuto un incremento di prezzo veramente esponenziale negli anni, e quindi lo stiamo comunque pagando negli ultimi 4-5 anni, sempre di più di 4-5 anni fa. Quindi dov'è il risparmio? Non c'è il risparmio, obiettivamente. Nessuno dei due ha un prezzo conveniente per nessuna ragione. Però una cosa ve la posso dire: sono tutti e due dei top smartphone. E quindi, conclusione, vale la pena passare da iPhone 14 Pro Max a 15 Pro Max? Beh, io vi dico una cosa, a livello funzionale non ne vale nulla, cioè nel senso che tutte le novità fotografiche, eccetera, anche funzionali del tasto, eccetera, non ne vale il passaggio, però vale solo una cosa: il nuovo materiale e la leggerezza, perché sembra di avere metà di quest'iPhone. Cioè, iPhone 14 Pro Max sembra il doppio del 15 Pro Max, sia a livello proprio di materiale, sia a livello di pesantezza, di tutto. Quindi, se amate l'ergonomia, se amate questo, provatelo. Se vi piace, cambiate, se no, amen. Ed infine, per tutti quelli che vogliono comprare un iPhone, quale consiglio dei due? Se trovate in offerta questo, bene questo. Se trovate questo, se lo riuscite a trovare, prendete il nuovo iPhone 15 Pro Max. Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZane.net e ciao! Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon, ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.